Lava, aspira, asciuga. L'unica cosa che non sa fare è levarvi gli ospiti sgraditi dal vostro pavimento. Per il resto dite addio a stracci, moci, mazze, eccetera, e date il benvenuto a Tineco Floor One S3. Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Come avete capito è un video recensione. Oggi voglio andarvi a recensire questo prodotto che sto utilizzando da un bel po' e che mi ha davvero letteralmente cambiato la vita in casa. Infatti ho trovato questa aspirapolvere lava pavimenti veramente rivoluzionaria e super super comoda, molto pratica da utilizzare, molto facile da utilizzare e soprattutto si pulisce da sola. Chi mi conosce, mi segue da tempo sul canale, ha visto che io in tutti i miei video non ho mai utilizzato accessori tipo mocio eccetera per andare a lavare e a pulire bene i pavimenti, anche perché sono sempre alla ricerca di metodi veloci, pratici ed efficaci per andare a lavare bene il pavimento. Se vogliamo fare la passata veloce basta lo straccio, il mocio, il mop, ma se veramente vogliamo andare a pulire davvero il pavimento, questa aspirapolvere qui fa al caso nostro, anche perché va ad aspirare lo sporco, a lavare il pavimento con dell'acqua pulita, in quanto ha due serbatoi, uno per l'acqua pulita, un altro per l'acqua sporca, e quindi va a separare le due cose, cosa non da poco, anche perché con il semplice mocio andiamo sempre a sciacquare il mocio all'interno del secchio dell'acqua sporca. Ecco perché preferisco di gran lunga sistemi di questo tipo che vanno a differenziare e a separare l'acqua sporca da quella pulita, altrimenti rischiamo di non pulire mai bene i nostri pavimenti e trascinare residui di sporco da una parte all'altra. Il Floor One S3 di Tineco vi arriva in questa scatola. Nella scatola troviamo la nostra lavapavimenti aspirapolvere, il manico è l'unica cosa che si deve andare a montare, un flacone di detergente specifico, un secondo filtro, un altro già è montato all'interno del nostro aspirapolvere, il cavo di alimentazione, un secondo rullo spazzola, il primo è già montato all'interno della nostra lava pavimenti. Poi abbiamo il libretto di istruzioni e vari accessori per andare a contenere, ad esempio questo qui va a contenere il filtro in più, poi c'è quest'altro accessorio che va a contenere sia il rullo, il secondo rullo, che la spazzolina per pulirlo, e infine la base gli appoggi di ricarica per andare a caricare la nostra lava pavimenti. E cosa non da poco, i nostri due accessori possono essere montati sulla base che va a contenere l'aspirapolvere, così da mantenere tutti gli accessori in modo ordinato. E come potete vedere la base di ricarica diventa anche porta accessori, una cosa che ho trovato comodissima, perché di solito in tutti gli aspirapolvere che ho avuto e che ho attualmente manca sempre l'alloggio utile per tutti i vari accessori che sono in dotazione, quindi è molto semplice andare a cambiare di volta in volta e andare a far asciugare i vari pezzi. La Floor One S3 è super efficace anche per chi adotta un sistema di pulizia intelligente. Infatti grazie al sensore intelligente iLoop di Tineco, Floor One S3 rileva lo sporco e regola automaticamente la potenza di aspirazione e il flusso dell'acqua per pulire completamente i pavimenti in una sola passata. Inoltre è dotato di una spazzola a rullo che rimuove facilmente lo sporco, a volte anche quello un po' più incrostato, è decisamente meglio di tanti strumenti tradizionali. La potenza di aspirazione e il flusso d'acqua vengono regolati automaticamente proprio per evitare il formarsi di tante striature molto difficile da far asciugare. In realtà non vi troverete mai pozzanghere in casa, soprattutto quando utilizzate la modalità automatica. L'asciugatura del pavimento avverrà in massimo 30 secondi, calcolando ovviamente la temperatura interna e vari altri fattori, ma di sicuro più velocemente rispetto a quando andate ad utilizzare un semplice panno o il mocio. Il super vantaggio di questa aspirapolvere lava pavimenti che ho trovato davvero eccezionale, secondo me la svolta per quanto riguarda le pulizie in casa, è proprio l'autopulizia. Rilevamento automatico che serve a stabilire se è necessario eseguire un ciclo di pulizia automatica. Avviare il ciclo di pulizia automatica. Avviare la pulizia automatica.
Infatti, grazie a un pulsante, un semplice pulsante che andiamo a schiacciare, il nostro Tineco mette in atto una pulizia generale sia dei condotti interni, ovvero quelli che vanno a convogliare l'acqua sporca all'interno del serbatoio dell'acqua sporca, sia dello stesso rullo spazzola. Quante volte abbiamo dovuto mettere lo straccio a lavare? Quante volte durante il lavaggio con il mosh o con il semplice straccio abbiamo dovuto levare peli, capelli sotto l'acqua corrente oppure buttare tutto in lavatrice? Con questo sistema si evitano tutti questi noiosissimi passaggi. Ecco anche perché questa aspirapolvere lavapavimenti mi è piaciuta tantissimo. E se proprio troviamo qualche capello e pelo di animale anche dopo la pulizia automatica, possiamo andare semplicemente ad utilizzare questo taglierino qui per andare a levare tutti i residui di sporco incastrati, cosa che succede davvero rarissimamente. Inoltre potete avere sempre sotto controllo tutto il vostro momento pulizia semplicemente dando un'occhiata al display LED molto molto dettagliato. Infatti sul display LED verrà indicato il livello di batteria, l'icona della pulizia automatica, l'indicatore del rullo spazzola aggrovigliato, la modalità automatica, il circuito di monitoraggio della sporcizia, ovvero il vostro LED che passerà da blu a rosso in base alla quantità di sporco. Poi c'è anche l'indicatore wifi, infatti il nostro Tineco può essere tranquillamente associato all'app e quindi possiamo anche andare a monitorare tutto attraverso la sua app dedicata. Inoltre sempre sul display a LED verrà indicato quando il serbatoio dell'acqua pulita è vuoto oppure quello dell'acqua sporca è pieno o bloccato. Ma ad ogni modo, anche se non andate a vedere nulla, lui parlerà in italiano e vi dirà quello che bisogna fare, ovvero quando sta per finire l'acqua nel serbatoio dell'acqua pulita ve lo dirà a voce. E soprattutto un'altra funzione molto comoda è che vi va ad avvertire sempre a livello vocale, quindi con voce in italiano, quando il serbatoio dell'acqua sporca è pieno. Infatti il vostro Tineco andrà subito a bloccare il sistema di aspirazione permettendovi di andare a levare il liquido sporco e quindi tutti i residui di sporco dal vostro serbatoio dell'acqua sporca. Per quanto riguarda la mia esperienza, io ho attualmente in casa un altro lavapavimenti che però è molto più ingombrante ed ha anche il filo, ed è vero che ha una potenza di aspirazione maggiore ma è poco pratico da utilizzare e inoltre va solo a lavare il pavimento. Infatti prima dell'utilizzo è consigliabile andare ad aspirare tutto il pavimento, invece con il Tineco tutte queste operazioni vengono fatte in una sola volta. Quindi se dovete andare a fare la pulizia veloce dei vostri pavimenti, con il Tineco davvero risparmierete un botto di tempo, soprattutto se avete animali domestici in casa, bambini, adolescenti in casa, il vostro momento pulizia sarà comunque agevolato. L'unica scomodità forse che ho riscontrato è che ovviamente avendo la spazzola normale come tutti gli altri aspirapolvere non riesce a passare in alcuni punti di casa, quindi se avete una casa molto ammobiliata dovete fare un po' più attenzione. E inoltre ovviamente proprio perché è il serbatoio dell'acqua non può andarsi a flettere a 180 gradi per passare sotto i letti ad esempio o sotto a divani o mobili bassi, ma non per questo io non lo sceglierei, anche perché questo tipo di apparecchio è davvero utile proprio nel quotidiano, nel lavaggio quotidiano di casa. Ad esempio vi cade qualcosa a terra, vi cade la farina, lo zucchero, andate a fare una passata con questo senza andare a prendere stracci, mochi, sciacquare eccetera eccetera eccetera. Può essere utilizzato tranquillamente anche in bagno, io l'ho trovato stracomodo dopo il momento doccia. Infatti sfido chiunque che ha maschietti in casa a non trovarsi il bagno super imbrattato dopo la doccia. Infatti con questo dopo la doccia 2-3 passate e il pavimento torna come nuovo senza nessunissima fatica. Quindi se avete adolescenti in casa che fanno spesso la doccia perché vanno a giocare a calcetto o vanno a fare sport, possono tranquillamente utilizzarlo in velocità e quindi vi aiutano anche nelle faccende domestiche. Io l'ho utilizzato perfino nel box doccia. A fine doccia sono andato a pulire il pavimento della doccia, che è in resina ma può essere pulito qualsiasi tipo di base doccia, anche quelli classici in ceramica, proprio perché ha la funzione di aspirazione liquidi e quindi va a pulirvi e a lavarvi il vostro piano della doccia in pochi secondi. Quindi soprattutto in inverno lo trovo stracomodo quando la doccia potrebbe dare origine a muffa, batteri e quant'altro, proprio perché non
è stata asciugata bene. Il Tineco va utilizzato con un detergente non schiumogeno che la Tineco vi dà in dotazione all'interno della scatola, ma potete utilizzare anche altri tipi di detergente, l'importante è che non siano schiumogeni, altrimenti potrebbero creare dei problemi. Ovviamente il Tineco può essere utilizzato anche con della semplice acqua, soprattutto per chi ha il parquet. Pulizia con solo acqua, pulire con soluzione detergente. Infatti per la pulizia del parquet o della resina come quella che ho io è davvero perfetto, perché va a erogare la giusta quantità di acqua e quindi il pavimento, anche quelli più delicati, non vanno a rovinarsi. Ovviamente non può essere utilizzato su pavimenti tipo moquette, proprio perché non è adatto alla pulizia dei tappeti e cose simili, ma per il resto davvero è la manna dal cielo per le pulizie in casa. Bello anche da vedere perché ha un design compatto, ergonomico, molto facile nell'utilizzo, perché con un solo pulsante potete andare a scegliere più modalità. Infatti c'è la modalità automatica e premendo lo stesso pulsante potete andare a utilizzare invece anche quella più potente. Infatti se non andate ad utilizzare la modalità automatica, con la modalità potenza massima il Tineco farà fluire più acqua e il rullo spazzola andrà molto più veloce. Quindi se avete un pavimento particolarmente incrostato, andate ad utilizzare la potenza massima e in più e più volte anche le macchie più ostinate verranno via. Mi è piaciuto perché davvero, come avete visto dalle immagini, ha aspirato di tutto. Aspira briciole di pane, cornflakes, pezzi di pasta, uova, caffè, ketchup, sugo, maionese, marmellate, insomma tutto quello che potrebbe cadere in casa. E soprattutto se andate di fretta e se rovesciato il vino all'ultimo minuto, con questo farete in un battibaleno. Ovviamente la Tineco non vuole andare a sostituire gli aspirapolveri tradizionali, anche perché ad esempio negli angoli o nelle parti più alte ovviamente c'è bisogno di un aspirapolvere che abbia accessori che permettono una pulizia del genere, ma è un ottimo coadiuvante che se acquisterete utilizzerete tutti i giorni e non lo lascerete più. Io da quando l'utilizzo ho il pavimento molto più pulito, anche perché la batteria dura abbastanza, quindi riesco a fare tutto l'appartamento in modalità automatica, proprio perché la modalità automatica, come vi dicevo, regolando il flusso di potenza regola anche la durata della batteria. Inoltre il sistema iLoop di pulizia intelligente davvero è super preciso e rileva tutti i tipi di sporco e quando ordinare all'aspirapolvere di erogare maggiore potenza. Questa è una cosa davvero che mi ha lasciato stupito, perché è super super preciso. Ad ogni modo, tirando le somme, trovo questo prodotto eccellente. Io avevo visto già altri video recensione, ma provandolo sono rimasto super soddisfatto. Vi lascio un codice sconto che potete trovare giù nelle info, quindi andate a vedere giù nel box info tutte le istruzioni relative al codice sconto. Vi ricordo che se non siete iscritti al mio canale iscrivetevi, lasciatemi un like se questo video vi è piaciuto e fatemi sapere con un commentino cosa ne pensate di questo gioiellino. Da Mr. Life è tutto, noi ci vediamo alla prossima e ci sarà sicuramente pure lui. Ciao!